trovato materiale di amianto tra i resti del crollo del Morandi? A sud di Sente sì, sono stati ritrovati più pezzi di materiale amianto, in fibra di amianto, che ci hanno dato quell'allarme come operatori del soccorso per poter sollevare il problema della presenza di amianto in tutta la zona del ponte Morandi. Genova non è nuova a situazioni del genere, del resto sappiamo benissimo che è una città costruita in anni dove l'amianto non era ritenuto pericoloso e quindi veniva utilizzato nei materiali per la costruzione, come anche nelle maioliche del bagno. Quindi non è la presenza di amianto una presenza così straordinaria. Le campionature effettuate sono state secondo voi sufficienti? Assolutamente no, perché la campionatura deve essere costante, deve tenere conto del gradiente di umidità, deve tenere conto della ventilazione e deve essere fatta in più punti. Ritenete che far esplodere i piloni del ponte vicino al centro abitato sia pericoloso per la salute dei cittadini? Assolutamente sì. Ci sono due modi per poter fare le cose, bene o male. Farle bene vuol dire perdere forse un po' più di tempo, ma usare quella giusta attenzione nei confronti dei cittadini e nella salvaguardia della loro salute. Riteniamo che le microcariche sicuramente sono una soluzione, ma bisogna fare in modo che non ci siano pulviscoli, perché sappiamo benissimo che il problema dell'amianto, delle fibre di amianto, e si rileva ancora di più quando le microfibre cominciano, le particelle cominciano a viaggiare via aria e quindi ad essere esposte alla respirazione delle persone.